Padova la sperimentazione è iniziata e ci sono dei risultati che possiamo definire molto interessanti e soddisfacenti, proprio perché il presupposto scientifico è di capire se il plasma trasfuso ha questi anticorpi che sono effettivamente neutralizzanti. Una delle tante possibilità, quella dell'utilizzo del plasma dei pazienti guariti per curare chi di Covid-19 si è appena ammalato, perché le trasfusioni, come ci spiega il professor Mario Plebani, possono rappresentare solo un'alternativa nell'attesa di trovare migliori terapie. Per ora intanto i riscontri sembrano confortanti. La base di tutto questo è la ricerca sierologica degli anticorpi, una ricerca che giorno per giorno, diciamo, ci porta a capire un po' meglio la malattia, ci porta a capire chi effettivamente produce gli anticorpi, chi li produce in una quantità sufficiente per poi donare il plasma e infine se questi anticorpi sono neutralizzanti. A produrre gli anticorpi, come dimostra la ricerca portata avanti dalle università di Padova e Verona, sono soprattutto gli ex pazienti gravi del coronavirus. Un lavoro certosino, quello delle due equip dei professori Lippi e Plebani, che si sono concentrati in particolare sull'importanza dell'analisi di laboratorio. La cosa che più mi ha sorpresa è che fortunatamente ci sono tanti colleghi, medici, infermieri, tecnici di laboratorio che hanno dato prova di quanto bravi sono. Commossa un po'.